Ciao ragazzi, oggi andiamo a lavorare sulla corsa di smarcamento. È importante andare a ricercare spazio libero nel campo, ma è altrettanto importante come andiamo a cercare questo spazio e soprattutto come corriamo per andare a proporci ad un nostro compagno. Nei video scorsi abbiamo visto, mi autopasso la palla come se io ricevessi una palla da dietro, vado a smarcarmi. Abbiamo lavorato soprattutto sul come fare il controllo orientato. Adesso andiamo a vedere come mi smarco. Guardate. La corsa che io ho fatto, ve l'ho fatta vedere piano, adesso ve la faccio vedere un pochino più veloce, è che ho fatto un autopassaggio, sono andato a fare una corsa arrotondata, spezzata, per poi andare a ricevere la palla con un controllo orientato. Perché io faccio questo tipo di corsa? Primo, se io andassi a ricevere girato in questo modo, mi rimane complicato andare a vedere la pressione che io ho degli avversari. Stessa cosa, se io andassi a correre in questo modo, poi girarmi mi rimarrebbe molto molto più complicato e difficile, quindi la torsione del busto sarebbe molto più lunga e quindi sarebbe più difficile farlo. Invece io vado a smarcarmi proprio in questo modo e vado a spingere la palla. Attenzione ragazzi a come vi smarcate, fa tutta la differenza del mondo insieme a come fate le gestualità. Ciao a tutti!